Le problematiche in tema di salvaguardia e sicurezza del Monte Bonifato, purtroppo pressoché puntualmente quando arriva il maltempo, tornano a manifestarsi con tutta la propria urgenza all'attenzione pubblica. Questa mattina un albero a causa del forte vento è crollato su un tratto della via Ludovico Corrao, ossia la strada che fino a un paio di mesi fa era denominata via per Monte Bonifato. Abitanti nella zona per segnalare l'accaduto hanno intanto chiamato i vigili del fuoco che in mattinata sono quindi giunti sul posto per rimettere in sicurezza la carreggiata. Proprio ieri al Camondo Blog ha intervistato Giuseppe Senia, sindacalista dell'UGL, Unione Generale del Lavoro, per affrontare le tematiche relative al recupero della riserva naturale Bosco d'Alcamo e in generale tutta la montagna alcamese, ma non soltanto. Si parla anche del parco suburbano in abbandono ormai da oltre 4 anni e della gravissima crisi dell'agricoltura. Giuseppe Senia, sindacalista dell'UGL, dunque Giuseppe Senia, circa 2 mesi fa avevamo affrontato in un'intervista qui su Accamondo Blog le problematiche relative alla salvaguardia del Monte Bonifato che vediamo proprio sullo sfondo in questa immagine. Che novità ci sono? Intanto Giuseppe Senia ha un nuovo incarico e ce ne vuole parlare. Innanzitutto vi saluto tutti, saluto lei, dottore Provenza. Niente, per quanto riguarda il mio nuovo incarico, è un incarico che sono l'addetto a dialogare con l'istituzione della provincia di Trapani. Ringrazio il dottor Mario Parrinello che ha lottato tanto per questo nuovo incarico. Io momentaneamente parlo da segretario agroalimentare UGL di Trapani. E come lei sa benissimo, ho al cuore Monte Bonifato e ho al cuore il mio territorio. Allora, noi come UGL abbiamo chiesto un tavolo di invito, perché il nostro era un invito, per il giorno 22 gennaio che è stato svolto dentro il comune di Alcamo, in Piazza Ciullo. L'unico presente è stato l'assessore Donato. Le altre figure invitate hanno disertato il tavolo. Cosa mi porta come nozione? Innanzitutto mi porta una nozione che forse non interessa, non lo so. Mi porta un'altra risposta, che le cose vengono prese alla leggera. Però ho avuto rassicurazione dall'assessore Donato che presto convocherà lui il tavolo e che quel progetto che nasce per l'area attrezzata e per il parco suburbano, che prima nasceva con 400.000 euro a disposizione, oggi sono state defalcate 20.000 euro perché non si farà più quella parte della voliera, che sarebbe quella struttura che dovrebbe andare dove c'è il parco avventura in pieno abbandono. Questo progetto a breve mi hanno assicurato che sarà messo in un bando di. Fatto quindi, saranno appaltati dei lavori per appunto cercare di concretizzare ciò che da anni si attende a livello proprio di salvaguardia, perché in sostanza bisogna attuare degli interventi sia di salvaguardia che anche di concreta progettazione delle attività da svolgere, no? All'interno della riserva naturale del Bosco d'Alcamo e non soltanto, perché Monte Bonifato è un'area molto, molto ampia e variegata sul piano sia naturalistico che anche per le sue ricchezze archeologiche e tanto altro. Noi abbiamo parlato di un progetto che guarda solo le aree dell'area attrezzata e del parco suburbano. Poi se andiamo sulla RNO di Bosco d'Alcamo, site in Monte Bonifato, beh, il discorso cambia perché la RNO è circa 400 ettari, quindi andiamo ad altri parametri. Innanzitutto bisognerebbe immediatamente cercare chi deve continuare a gestire questa riserva. E trovare innanzitutto un dirigente che da 15 anni non c'è, quindi toglierla o non toglierla, questo se la vedrà chi andrà al tavolo e chi dovrà anche lavorare questa pratica a livello dei nostri amministratori locali.
per trovare una gestione che sia migliore di quella che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni, che è l'Ecchese provincia di Trapani. Io ricordo quando ero bambino, diciamo sempre le stesse cose, come era la montagna e come adesso, e questi sono i risultati, quindi non è che sono sotto gli occhi di tutti, non è che se ne accorge solo Peppe Senia. Peppe Senia è quello che poi lo mette in evidenza, come ho fatto il tavolo per sempre tenere la notizia ben messa in evidenza a tutta la popolazione. Giustamente dice ci sono andati, non ci sono andati, non è questo il punto se sono venuti al tavolo o meno, il punto è che siamo qua ancora insieme con lei a parlare di Monte Bonifato e che questa notizia non deve andare in dimenticatoio e io la ringrazio dello spazio che ci date per mettere in evidenza proprio queste questioni che noi abbiamo sul nostro territorio, che mi sembra che abbia bisogno di un po' di cura. Ebbene, è giusto tenerci aggiornati e dunque alla prossima, nella speranza che effettivamente qualcosa di concreto finalmente possa uscire da questi incontri che devono essere sempre posti in massima attenzione da parte delle autorità e delle istituzioni preposte. Volevo dire un'ultima cosa, mi sono prefissato circa 2 anni fa quando inizio questa avventura in UGL, prima da reggente, oggi da segretario, ora da delegato a interloquire con le forze politiche territoriali, vi posso dire una cosa, l'impegno rimane sempre quello. Io sono qua per il territorio, sono qua per promuovere e soprattutto sensibilizzare la popolazione di Alcamo e voglio fare una parentesi, per adesso c'è, e lo sentiamo tutti parlare, l'agricoltura un po' insommossa in tutta Europa, anche in Italia, è la prima che è intervenuta alla Sicilia, proprio ieri mi trovavo a Partinico insieme a loro agli agricoltori. Grandi gli sforzi e ringrazio l'UTL di Trapani, l'UTL di Palermo, nella figura di Mario Parrinello come segretario a Trapani, di Claudio Marchesini come segretario a Palermo, che hanno appoggiato la mia iniziativa perché è assurdo che in Italia non si riesce più a trovare un sindacato che sappia fare il sindacato. Il sindacato nasce per evidenziare le problematiche che c'è tra le istituzioni e la popolazione. Gli agricoltori, che poi non è solo un discorso che riguarda gli agricoltori, ma riguarda un po' tutti noi, riguarda quello che ci arriva sui tavoli, riguarda le politiche scellerate che sono state fatte negli ultimi 20 anni dell'Europa, di pagare contributi per lasciare terreni incolti, per pagare contributi per fare i fotovoltaici, per pagare dei contributi per non fare produrre le nostre terre e non valorizzare i nostri prodotti. Quindi è dare massima attenzione a chi? Alle multinazionali, soprattutto quello delle semenze, che è una cosa un pochettino che mi rende preoccupazione per il futuro di chi verrà dopo di noi, perché ormai si respira un'aria dove chiunque le dice ma io ho gli ultimi 2 anni, poi vado in pensione, io mi faccio una domanda. Signori, ma abbiamo quella dignità di capire che noi abbiamo figli, nipoti, cioè abbiamo la dignità di essere siciliani, di difendere la nostra terra, come hanno fatto anche la famiglia Florio, magari loro avevano soldi, Peppo Nave, però avevano un pensiero, avevano un obiettivo, valorizzare la Sicilia. Ecco, io invito gli agricoltori di Alcamo a intervenire anche loro in una protesta, secondo me, sacrosanta, che non è fatta né a Roma e nemmeno a Palermo. È una protesta verso un'Europa che sta valorizzando le ONG e le multinazionali. E questa cosa per il futuro nostro, per la nostra salute soprattutto, non essere anche lei controllata da loro, bisogna intervenire un po' tutti, è interesse a lei che fa il giornalista, a me che faccio il sindacalista e nel mio tempo libero faccio l'operaio, è un po' tutti, perché poi quando andiamo a tavola tutti mangiamo e non sappiamo cosa mangiamo. Io in questo la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato a me e alla mia UGL, che sono onorato di dire che il mio segretario nazionale, dottor Paolo Capone, ha comunicato che l'UGL appoggia l'agricoltura in Italia.
Qui ad Alcamo effettivamente in queste settimane non abbiamo assistito a vere e proprie manifestazioni di protesta, diciamo così, per quanto riguarda le problematiche relative all'agricoltura e all'economia correlata a questo settore, ma bisogna anche dire che ad Alcamo, proprio ad Alcamo, la tematica è piuttosto sentita, seppure tenuta, diciamo così, un po' in sordina. Questo mi sento di dirlo perché ascoltando vari cittadini e soprattutto persone che hanno interesse proprio su queste tematiche, effettivamente non è che si sta, come dire, in una sorta, come dire, di bolla di vetro, però il fatto che manchino delle vere organizzazioni per fare sentire la propria voce, almeno finora, ha fatto un po' riflettere, ha lasciato un po' perplessi. Io mi auguro che ci ascolteranno, mi auguro che si capisce dove stiamo andando a livello anche mondiale. Certamente la scena che abbiamo a livello mondiale non è una bella scena attualmente che noi vediamo. Ci sono delle guerre aperte, c'è un canale di Suez chiuso, quel canale fa due guerre, ne fa una commerciale e una quindi economica e una con le bombe, di quello che arriva, di quello che ci fanno sapere. Ed io sono molto preoccupato perché se le navi russe passano e quelle cinesi passano e quelle nostre no, già la dice tutto su dove ci stiamo addentrando e quale pericolo corriamo tutto il mondo, non solo noi che siamo alle porte del canale di Suez. Quindi mi auguro che si calmino, mi auguro che si finiscano queste bombe sui bambini e questo appello lo faccio ai grandi che poi tengono i fili di questo mondo. Certo, io sono molto piccolino per arrivare là, dottore Provenza, ma ci provo.